Benvenuti nel canale dei Mentis, oggi siamo io, Folk e Cinnazon. Salve a tutti. E vi portiamo questo accesso anticipato, anticipato due volte perché è molto un accesso anticipato, di Traora, The Beginning, un gioco zombie ambientato in America. Siamo un protagonista vestito come Cinnazon e dovremmo... Vestito per l'occasione. Presumo sconfiggere questi zombie che vediamo nello sfondo. Sì, si può vedere a che punto sono del loro progetto. C'è un open world da esplorare, numerosi nemici tra zombie, predoni, animali, veicoli. I veicoli... Addirittura. È già tanta roba, per un gioco zombie. Eh sì. Si può creare, si può lootare, ci sono diverse armi da mischia e da fuoco, missioni ai PNG. Cioè, trovi dei, PNG a caso, volanti. Vabbè, si sarà personaggi non giocanti, non l'hanno voluto tradurre, che è una cosa strana da fare. Abilità e vantaggi. Beh, e soprattutto c'è l'italiano. Ah sì. Quindi già. Vediamo se è solo in questi menu oppure. Però vedremo. Tutto quello di un survival con gli zombie. E anche le abilità, eh. Sì, dovrebbe esserci abilità. Quindi va bene. Direi che possiamo cominciare. La fai con sia tastiera che controller? Sì, ora provo col mouse. Direi. Sposto questo di un millimetro. Te lo metto. No, vai, faccio così tanto. Oh. Guarda, bellina la grafica così, eh. A me ispirano i giochi così. Riguarda nelle opzioni come la grafica, perché l'avevo fatto partire e mi aveva messo la grafica, perché molto bassa. Mettila ultra, vediamo come gira ultra e com'è la grafica ultra. Mi sembra strano che... E le ombre meglio. Vabbè. Ultra. Ultra. Per ora metti tutto ultra, vediamo cosa ci dice, sì, quell'altra roba. Vediamo se lo salva. Sì. I controlli. Interessante. Perché mi sembra strano che con quella grafica non me lo faccia mettere a ultra. Ma non c'è un controllo. No, vabbè, ci saranno quelli in realtà di default, ce li diranno, spero. Okay. Ci sarà un minimo di tutorial. Va bene. Quindi nuovo gioco. Sì. Ah, una buona premessa, dai. Ah, bellino, sì. La grafica, cioè intanto... il design sembra bellino. Poi la peggio riattacco se mi trovo male. Guarda là che grafica ultra. Sì. Cioè. Sei proprio te. No, premi ESC, fa vedere se ora ti fa rimettere le opzioni e ti ha rimesso la qualità bassa. Ora posso scegliere. Ah. No. L'ha ricambiato un'altra volta, però vabbè, molto alta. Guarda là. Oh, ok. Ci sono. Guarda la grafica, che era la grafica del menu. Ok. Mamma mia, oh. Che sensibilità. No, è strano. Oh, bello. Yellowstone. Ah, vedi, è in America. Le North Mountains. Death Valley. Farm. La farm è grossa quanto Yellowstone. Mi sa. Il deserto. Highcore. Il porto. Highcore. Porto dubbi che Yellowstone non mi sembrava tanto sul mare. No, infatti. Ah, è un'isola. Sì, è un'isola con... sarà un pezzo d'America. Sì. Quindi c'è stata una guerra nucleare che ha disintegrato l'America. C'erano tante cose scritte. La mappa. Tanti disegnini. E sono quelli che fa Light quando si gioca a D&D. Di colore rosso sangue. Qui abbiamo il nostro inventario con tutte le armi, gli accessori. Mi piace che la maglietta sotto alla camicia è inclusa. Eh sì. Ma mi fa strano non avere un cursore al centro dello schermo che mi faccia capire dove sto guardando. Trova un'arma. Beh, deposito, prendi, lascia. Penso che ci sia già il puntatore dove ti sta dicendo di andare. A posto, quindi. Qui si salta. Qua si gestisce. Per sprintare il numlock, che... Qua c'è un po' di abilità, mi sa. Fuoco laborioso minatore. Dormiente. Mamma mia. Non è lo shift. Ah, ok. Ah, no, mi sa che è tipo per uscire. Quindi... in numlock, Marie. Ah, qua c'è il deposito addirittura. Devo sopravvivere al singhiozzo. Ah, ok, ho già aperto, mi sembrava chiuso. Apri. Abbiamo l'ascia, danno 35 e il piccone danno 50. Oh, vedi, utilizzata soprattutto per tagliare gli alberi di recente, anche gli zombie. È possibile raccogliere legna abbattendo gli alberi, è necessario equipaggiare un'ascia. Oh. E non siamo su Sendro, dobbiamo raccogliere pietra, ferro, zolfo con le rocce. Prendiamo anche il piccone, direi, allora. Nell'inventario questo. Poi abbiamo il tonno. Ah, lo mettiamo negli utilizzabili veloci. L'acqua.
una corda. Una corda per impiccarci, anche quella a mettere negli utilizzabili veloci. E la torcia nella torcia, che vabbè, si usa con L. Guarda bella anche dell'equipaggio. Sì, sì. Un po' scomoda L, devo dire. Poi non me la sta usando, quindi lo scopriremo di notte. Probabilmente di giorno non te la fa proprio mettere. Perché ho zoomato così tanto? Con la rotellina. Ah, perché questo si mira. Sì, raccogli 30 ceppi di legno. Ok, quindi andiamo all'aria aperta, che dici? Beh, sì. Come si equipaggia? Con 4. Ce l'hai al tasto 4. E da che l'hai visto? Vai dietro. Vai fuori. Ah. Okay. È coperto dalla nostra webcam, però. Ok, ok. Mamma mia, una mano, che forza. È che non credo ci sia un posto buono veramente dove mettere la webcam qui. Più 9 ceppo di legno e foglie. Non c'è un... No. Un angolo coperto. Peccato che ti sovrappone le cose quando ne raccogli più di una. Sì. Penso. Ora guarda anche in alto. Puoi distruggere questa? Mi dà il segno dell'accetta. Mamma mia, pensavo fosse troppo grosso quest'albero. Il ceppo lo puoi proprio raccogliere. La cosa più difficile da prendere. Sì, infatti. Vedi? Tipo qui prendo questo, mi sovrascrive. Ah. Però vabbè. C'è un altro ceppo. Beh, io vorrei provare a ammazzarlo. Ci sta. Wow, che cervo veloce. Le pacche nel culo. Sì. Oh, vai. È anche facile, direi, ucciderli. Bottino, la pelle grezza e 11 di ciccia. Mamma mia, ragazzi. Noi siamo già andati a fare il survival. Sì. Fotte sega del tutorial, eh. Perché raccogliere legna quando puoi raccogliere... Quando puoi raccogliere pietra. Quando puoi raccogliere cervi. Ah, c'è anche i campi. Eh sì, sono le nostre. Spazio coltivabile. Dai, questo lo lasciamo in vita, eh. Li facciamo riprodurre. Poverini. E poi andiamo a raccogliere quella pietra là sulla sinistra. Ma dopo questo tanto finisce la missione, quindi vediamo. Ah, avevamo finito, ok. Sì. Ho preso 100 soldi e 100 di esperienza. Incredibile. Adesso dobbiamo tornare. Dobbiamo costruire un'officina. Cosa si fa? La rimette a posto con 4? No, peccato. No. Prova a premere uno degli altri. No. No. Ormai non puoi più mettere a posto l'ascia. È tipo con R come su Skyrim. No. Ho mangiato il tonno. No. Ho bevuto l'acqua. Ho sprecato tutto. Probabilmente la prossima missione è bere l'acqua e mangiare il tonno. Tutti. Ti dà bevi 5 di acqua e non si può più fare. Costruiamo l'officina. Così, va bene. Facile. Remma. Le cose difficili le fa subito. Quelle un po' più facili ci vuole un sacco di tempo. Possibile che oggetti nel menu creazione. Gli oggetti necessari per creazione sono scritti in alto. A posto, quindi qua. Ah, ok. Via per potenziarlo. La fornece. Ok, ti dice che per fare il carbone ci vuole il legno. Quindi per fare il carbone. Si fa 10 carboni. Ci vuole il legno. Per fare il legno. Quindi inventario 10 di carbone. Per buttare giù l'albero ci vuole l'accetta. Qua si fa le tavole di legno. Quante ne facciamo tutte? Sì, dai. Scusa, che missione abbiamo adesso? Realizzare un arco. Pensavo fosse dovessi fare l'unica cosa che potevo fare. Arco. Ci servono le corde. 20 di legno. Abbiamo appena buttato tutti i ceppi di legno. Ecco perché ne voleva 30. Perché con 10 ci fai l'officina. Con 20 ci facevi l'officina. No, sì, con 10 fai l'officina. E con 20 l'arco. Ma andiamo a raccattarli, vai. Che maestri nel gestire le risorse. Di solito puoi fare. L'unica cosa che puoi fare è quella che ti dice di fare. Ma loro sono avanti. Pensavo di poterla raccogliere. Ho fatto uno scatto all'indietro. Bella anche l'ombra si muove. Questo. No, è una cosa che effettivamente non hanno tutti i giochi.
Più sterba che insalata. Neanche qualche tripla. Mannaggia, qui ora li sto distruggendo tutti questi alberi. Però si vede già c'è una città, nello sfondo. Non vedo sarà andare abitata? A vedere. Dubito. Però non si sa mai. Ah, ha cambiato. Penso che se lo tieni premuto ti faccia tipo più animazione. Lo tengo premuto. Ma prova a premerlo tutto. Prova a mesciare il tasto. Eh sì. Allora, fai attacchi. Bello. Le combo. Dovrei averne abbastanza. Non ne sono così sicuro. Ne avevamo uno, dopo tutto. Per fare un arco abbiamo buttato giù tre alberi. Mi sembra una cosa assolutamente realistica. Ah, cioè, però soprattutto quando... che ci voglia più, più legno per fare un arco che per fare un'officina. Sì. Ma poi non di poco, il triplo ce ne vuole. Il doppio, sì. K. Le abilità. Abbiamo un punto abilità. Più 30 danno alla mischia. Velocità cambio arma. Danno da mischia. Ah, abbiamo anche le cure. Più 20, 20 salute. Più 20 resistenza alla fame. Mm. Misticismo. Furtività. Dimensione. Io prenderei subito questa. Vai. Siamo. C'è anche un punto per le statistiche, mi sa. Sì. Sì. Punto personaggio, vedi? Ah. Forza. Durevolezza. No, quello sarà la resistance di coso di Dark Souls. Ok, vai. L'inventario è la cosa più importante. Endurance, era, non mi ricordo come era di preciso il nome. Arco. Missione completata. Ci ha dato anche 20 frecce. Cioè, meno male. Perché questo potrebbe avere l'esperienza, salire di livello, come abbiamo appena fatto. Se no, per ogni freccia c'è da buttare giù un albero. Madonna. È possibile aumentare il livello dell'abilità. Quello che abbiamo appena scoperto. Esatto. Siamo troppo forti noi. Caccia un cervo. L'avevamo già fatto. No. Hai mangiato un'altra volta il tonno. Mamma mia, è esagerato. Inventario. Cavolo, cavolo, infatti. Per ora non ci servono. Le foglie servono a qualcosa? Trasformate in vestiti. Ah. Attenzione, Non puoi votare più di 50 della stessa cosa. Siamo finiti. Per fortuna i soldi, sì. Ma le frecce dove le ho? Ah, già equipaggiate, a posto. L'arco è l'1. Attenzione, stiamo per fare ciò che c'è scritto. Oh, ciò che c'è nella copertina. Guarda quanti casini ci sta vicino. Che corsa. Mamma mia. No. Comodo. Quella pietra sembra che ci abbia dell'oro. C'è scritto c'era zolfo, tipo. Ah, vabbè, ci sta. Ora, era cazzo, pieno di cervi. Eccolo. Salta con la freccia. Mamma mia. Per niente pericoloso. Proprio non... Vediamo se riusciamo a colpirlo da qua giù. Per me non ce la fai. Urca. Non... Come Pigio spare? Non è che sì, non ti fa caricare... La ritroveremo. Sei un inguaribile ottimista, te l'ho sempre detto. Ah, però stengo caricato. Ah, infatti. Sì, ma no, se stengo mirato, nel senso. Mamma mia, però. Tanto cioè, via l'accetta, si fa prima. No. Più mire, più è preciso. Giustamente. Cioè, non è proprio così in realtà. Lo stai tirando troppo presto. Stai mirando troppo in là. Ah, vuoi fare un headshot? Sì. E non è morto uguale. No. Comunque non è proprio così nel tiro con l'arco, che più miri più sei preciso, però... Attenzione. È una cosa, è un classico di questi. Questo cervo ha fatto 20 di legno ad averlo ucciso. Visto? Così puoi fare mezza delle frecce che hai usato. Mezze. Bottino. Neanche ti fa riprendere quella freccia. Le frecce. Ah, mia, c'è la un ciccia. Tasto per trasferire. Ah, c'è la R, prendi tutto. Attenzione, invece sì. Quindi in teoria. In teoria quelle che hai tirato sì. Dovresti trovare. Andiamo. Sì. Ok, interessante. Crea un falò. Mi sembra giusto. Un gioco di zombie. Ah, lui ci aveva rubato la legna. Ah, chissà cosa c'è. Chi ci aveva rubato la legna? Il cervo. Cervo. Ah, la fattoria. La fattoria è quella di prima. Di 10 assi di legno. Qui hai animali, di là c'è per coltivare.
Sì. Sì. Quell'altra era per coltivare. Cioè, questa è proprio per fare entrare gli zombie? Sì. Centro medico. Bellino. Bello, quindi devi fare la tua base, praticamente. Sì. Cosa devo creare? Il falò. Dove? Probabilmente nel menu... Ma è casa mia questa? Sì. Sì, sì. Mi sembra. Da qui mi sembrerebbe strano. Prendiamo il falò. Panno, mattone. Falò. Eccolo qua. Pietra e... Visto che avevamo già preso le pietre. È possibile posizionare alcuni oggetti come falò, letti, eccetera, con il tasto destro del mouse su un oggetto posizionabile e scegliere posiziona. Apro la modalità posizionamento. Ok, questo con classico. Con QED... Ah, lo posso ruotare. Con QED che sono gli stessi tasti per mangiare il tonno e bere l'acqua, quindi perfetto per farti mangiare. Col tasto destro si annulla. E col tasto sinistro si posiziona. Ok. Ma lo posizioniamo dentro o fuori, secondo te? Non lo so, non sembra che ci sia una posizione in cui dobbiamo, dobbiamo metterlo per forza. Aspetta, magari da fuori me lo fa mettere. Forse l'hai in inventario? No. Non lo so. Allora faremo così. No. No, l'hai buttato. Mamma mia. Prova a premerci col destro. Ah, bravo. Questo? Lo mettiamo dentro. Beh, direi. Non so sinceramente dove farlo. In mezzo al cazzo, io lo metterei qui. Qua? Sì, dai, al centro. Cuoci 5 bistecche. Attenzione. Abbiamo già carbone. Carbone ce l'abbiamo già, sì. Quindi F. Bistecca cotta, ok. E non serve dargli coso, non serve dargli carburante a questo falò. Non serve neanche accenderlo. Fai, prendi la bistecca, to, ecco, è cotta. Quindi adesso le tavole di legno. Mai guarda là come andiamo, che esperienza. No, già abbiamo finito praticamente. Ci ho dato le foglie, un po' di cose. Costruisci un collettore d'acqua, dobbiamo fare altri 5 panni. Che è tosto. Sono sempre qui. Oh, vedi a cosa servono le foglie. Sì. E adesso il collettore d'acqua. Che probabilmente non è qui. Perché secondo me... Magari è una... infatti. È una facilities, infatti. Poi abbiamo 1000 live punti da inserire, poi li facciamo. Costruiamolo. Comunque wow. Sì, in teoria ti dice che l'hai per l'inventario, però non... Perfetto. Cosa ci avrà dato? Dei cannoni, sembravano. Vai in città e trova dei rot... Oh, che di notte, poi. Certo. Mettiamo i punti abilità prima. Sì. Quindi. Cos'è questa roba per fare amicizia con gli zombie? Non me li dice più. Come no? Ok. Ricavo dalle okay. Vene, ma chi vende? La furtività in posso somma. Posso rimetterlo? No, purtroppo no. La furtività insomma, visto che sia dove andiamo. Sopravvissuto avverte fame, sete e stanchezza. Possono essere soddisfatte consumando cibo e bevande. I sopravvissuti che non sono contati dai giocatori possono usare il cibo e deposito dal cibo delle casse. Ah, ecco, vedi, ci rubano il cibo. Altri... Gli NPC che reclutiamo praticamente possono usare nei letti. Ok, quindi qua c'è la furtività, la vita che è sempre buona. Anche il non, il non avere fame. Infatti. Io metterei uno qui. Sì. E uno di qua. Guarda cos'è quell'altro. A sto punto. Dai, dai. Prendiamo la roba per non renderlo un survival. E poi si mette uno a... Una all'agilità e una alla forza. Sì, altre finché non si vede che sono utili. No, infatti. Come su D&D. Scarti utili, ok. Saranno utili. Comunque il coso va avanti, il tempo va avanti quando sei nell'inventario. Sì, io direi di andarci di notte. La madonna. Cosa sono quelle luci assolutamente... Oh mio Dio, questa torcia, ecco perché non si vedeva, perché non fa niente. Sì, ma queste luci dentro al coso, dentro alla tua base, completamente naturali, eh? Sì. Facciamo qualche altra bistecca o no? No, perché? Ma allora niente. Ne abbiamo ben 5.
Io direi di andare. Sì. Di notte, perché mi sembra che il gioco... Let's go. Il gioco vuole che tu ci vada di notte. Strano, zombie siamo morti, io neanche lo vedo. Bello però, di notte è notte, eh? Sì, di notte. Non scherzano. Ho visto, mi sembra di aver visto qualcosa muoversi, ma non era niente. È più horror di tanti horror che abbiamo fatto. Sì, vedi. Allora li avevo visti per davvero. Li attacchiamo? No, che attacchi. Sono tanti, eh? Appunto. Certo, per un tutorial potevano farlo, che prima ti dicevano... Cioè, prima non facevano passare il tempo... Almeno fino a un punto in cui magari sei libero di salvare, di dormire. Non lo chiappo tanto. Infatti. Ti fai scoprire e basta. In quel modo. Come obiettivo completato? Era vai in città l'obiettivo. Ah. Com'è? Prendi l'R. Attenzione, mi fa sentire minacciato questo gioco. Visto? Fa il suo, fa il suo. Soldi. Mamma mia, i barili. Polvere da sparo. Sì, ma... Qua c'è un capo praticamente. Stiamo trovando tutto tranne i rottami meccanici. Senti un urlo. Sì. Sarà un NPC da salvare? Mia, come quanto urla. Infatti l'ha rifatto, non va bene. Chissà se quando sono attaccato cambia la musica. Non penso. Che sennò questi mi attaccano e non me ne accorgo neanche. Non penso che cambi la cosa. Ma c'è una cosa da... Un indicatore... questo t'ha visto. Mamma veloce. Ah, però li stanni un pochino. Da... Ok, va bene, dai. Non è che abbiamo tantissime frecce, eh? No. Munizioni, beh. Conveniva potenziare quello delle armi. Quante polveri da sparo. E non abbiamo trovato ancora i rottami metallici. Perfetto. C'è quella cosa lassù che non so... Ah, è il simbolo città. Ora sono qui, No. Boh, non so. Si troveranno, vai. Qui in questa pila che era molto vicina. Eccoli, vedi. Ok. Missione completata. Let's torniamo a casa. Una batteria auto. Giusto, ci sono i veicoli. È giusto, è vero, cioè i veicoli sono personalizzabili, c'era scritto. Bisogna costruire una cucina. E direi che dato che ho una accetta in mano e serve della legna. Ah, questo lo so. Sì, quello che abbiamo ucciso. Uno in meno. L'unico zombie buono è uno zombie morto. Ah, sì. È la seconda volta. La mia ossessione nel raccattare qualsiasi cosa si possa raccattare. Mi sembra giusto. È un'ossessione positiva. Non lasciare che gli altri ti dicano che non è vero. Avranno una resistenza le armi? Forse no, non la vedo. Spero di no. Ti vai a sentire urlare. No, ignoriamoli. Poi urla in continuazione. Sì. Sempre uguale poi. Ma dove sono i cervi alla fine, eh? I cervi di notte urlano.
Non lo sapevo. Si imparano sempre cose nuove. Ah, qua c'è il faretto mio. È però spento. È spento il faretto, ma fa luce. Ti ho detto che era magica. Quanta. E infatti è una cosa incredibile. Cioè, acceca quella luce. Dov'è? Eccola. Nel sole. 10, ne voleva. Sì. Altre 10 ne serve. Ok, bello zaino piccolo. Ce lo chiederà di fare probabilmente, sì. Quello. Ok, quindi qua creiamo la cucina. Oh, più 10 capacità scorte di cibo. Scusa, abbiamo il falò che fa carne senza consumare. Ma qui c'hai anche il tavolino. 10 mele. Ok. Costruisci un dormitorio, ma cosa? Vediamo cosa si può fare qua. Niente. Cook. Stecca cotta, tè alla mela. Tè alla mela è bellino, facciamolo, dai. Facciamo, vai. Più 5 fame, più 10 sete. Buah. Bel teino. F. Altre stecche. Ah, io ho raccontato mezzo bosco, quindi... Devi trovare dov'è il sole, qua giù. La cosa più illuminata, quindi bene, si riconosce subito. Male. Allora, che lampada ci ha messo. Mamma mia. 10? Sì. Ricordiamo che l'ha fatto con 10 di legno, È vero. Ha fatto una lampada al neon con 10 di legno. Non capisco perché gli serve tutto questo altro materiale per fare queste cose. Dormitorio livello 1. Ok, questo ci sta, che ci vuole il legno solo i panni. Quindi sì. Questa è l'unica cosa. Però c'è anche una sediolina di plastica. È vero. Ma chi ce li dà i soldi? Non capisco. Riposiamo. Beh sì, riposiamo, dai. Aumenta la popolazione. Wow. No, andiamo dobbiamo... a recuperare qualcuno. Quella che urla, mi sa. Ok. O uno zombie. Oh, bello. Mi piace. Oddio. Beh, scusa. Cosa stai facendo qui? Questa è legittima difesa. Però fugge perché lo vede che è impaurito. E non tornare più. Possiamo riprendere l'acqua? Eh sì, in teoria sì. Vedi? Vabbè, aspettiamo che sia pieno, tanto. Oddio, non so se questo è un bene o un male, penso sia un male. No, è un male, sì. Beviamo il tè alla mela. C'è un fazzoletto poi? Te lo prendo. Tanto io bevo il tè alla mela. Ah, ne scende... Aia, tosto, eh. C'ho il cortex. Sì, va bene uguale. Bevo la colla? Come? Bevo la colla? Ah, se no posso mangiare il tonno. Che mi disseta anche. Il caro tonno. Vedi quel tè alla mela? Bevuto. Quanto ha fatto? Un pochino, ma non troppo. Non è carta igienica, carta igienica. Tanto, se fosse carta igienica finché non è usata. Sì, vabbè, anche quello però. Vedrete come voi che si sono fermati. No, we are not interested. Easy feels. Ora muore. L'hanno fatto malissimo sto coso. E quindi ora cosa si vede nella live? No, ora la live si vede, sì sì. Oh, sospendi, dai. Perfetto. Bello che il default è 10 minuti per cosare, per sospendere qualcuno. Beh, io mangerei il tonno. Vai, sì sì, mangia il tonno, mangia il tuo caro tonno. Consuma. E farei qualche altro tè alle mele. Mamma mia, ancora qui si bisogna tornare, eh. Vai, precisimi. A posto, quindi La cucina. Cos'è quella cosa che hai messo sulla mappa? Non lo so. Mi sa che hai premuto qua su, no. Vai, ora non c'è ok, più. Ah ok, col tasto destro. Va bene. A sto punto preleviamo. Non sì, posso. Perché... Come... Così, secondo come... me. Questa storia. Ah! Bello, mi piace. Un però po'... aspetta, ti ha aumentato le bottiglie proprio? No, perché avevo una bottiglia vuota che avevo bevuto. C'avevi la bottiglia vuota. Bellino. A sto punto direi, prima di partire... Cerchiamo un barile. Riempiamo d'acqua. Allora, qua facciamo... Ah no, il telemedio si faceva di qua, vero. Facciamo qualche freccia. Sì. Oddio. Ah, c'è un problema. Non si riconosce benissimo
Cosa è cosa? Quello è vero, sì. Questa è la cucina. Max. Oh. Va bene. E ora andiamo al nostro inventario e lasciamo... Cos'è questa? Ah, no, non è questo. Lo stato della base. Ok, sì, c'è in... una riserva di denaro. Sì. Ce la buttiamo. Sì, direi di sì. O dici ci servirà... Ma non credo. Per comprare gli zombie. E... Ok, aumenta la popolazione. Vorrei trovare un qualcosa in cui lasciare gli oggetti prima di partire. Ti direi di metterla nel coso, da dove hai preso l'ascia. Ah, ok, bravo. Quello cercavo, non me lo ricordavo. Quello di qua. Questo è il dormitorio, sì. Ah, è tutto... Ah, qui abbiamo qualcosa, qui abbiamo altro. Beh, penso che tu possa mettere in generale. Sì, sì. Qui. Le foglie. Considerando che sei già a due stack pieni. Pietra. Tanto sì, si sì. Trova ovunque. Sì. La carne ci si porta, la legna ci si porta, la corda... Portiamoci, non si sa mai. Bistecca cruda in caso d'emergenza. La lancia di zombie. La pelle si può lasciare come materiale. Sì. I semi di mais saranno per coltivare. Il panno direi che si può lasciare. È un materiale. Ah, ma preciso. La soda si beve. Sì, direi di sì. Il tè si beve. Le bacche si mangiano. La polvere da sparo penso che non servirà. Ho paura di no. Questo si mangia, questo si beve. Quindi mangiare e bere. Quella, scusa, è un'altra bistecca cotta? Quella ai 10? Ah no, è carbone. Sembra una bistecca. Ah, anche a me sembra una bistecca. Carbone direi di portarlo. Metti che serve per un falò. Sì, sì. Levanda energetica, i rottami. Chi se ne frega. La colla, direi. Semi di pepe. Chi se ne frega. Le munizioni. Magari troviamo una pistola. È vero, dai, portiamole queste. Sono carine. La batteria per auto non credo. Forse trovi un veicolo, ma pazienza. La polvere da sparo, questa dubito che si possa creare le munizioni così al volo. Direi che siamo a posto così, sì. Poi dopo divideremo un giorno, ma tanto adesso. Vedi, scusate, di qua quindi è vuoto. Interessante. E anche di qua. Sì. Va bene, facciamo qualche freccia. No, questo è il dormitorio. Questo è quello che si riconosce meglio, questo qua. Meno male. E questo che serviva, aspetta. Carbone. Ah, per fare lingotti. È la fucina praticamente. Freccia di legno, Max. Oh, due ceppi per farne tre, comunque. Insomma. Quindi adesso ne abbiamo 36, dai. Dovrebbero qualcosina. Salve Mantico Rain. Ciao, buongiorno. Ma no, ma noi non abbiamo l'H aspirata, quindi. O è riferito al mio bellissimo Hazy Field di prima. Io forse perché ho un pochino di nastappato. Lo spammer, scammer, truffatore e truffaldino. Ok, e noi corriamo senza pietà. Ti immagini se una volta è una cosa vera? Cioè è veramente uno che ti offre follower, sub, così. Proviamo a picconare visto che non ce l'ha fatto fare? Ma sì. Invece sì, hanno una vita gli oggetti. Sì? Oh no. Vedi? Vabbè, però veramente non l'abbiamo minimamente scalfita ancora, lascia. Facile. Ok. Rimettiamo l'ascia. Sì. È più adeguata per affettare gli zombie. No, il piccone ne fa 50. No, il piccone fa 35 e lascia 50, mi sembra. Sì. Beh, il piccone faccia 5. Ah no, il piccone fa 5. Però c'è... Allora volete al contrario. Si può affettare gli zombie, c'è scritto. Beh, probabilmente anche col piccone ce li puoi completamente picconare. No. Comunque le distanze si percorrono bene, è tutto piatto, sì. Il mondo. Per ora sì. Pieno di casini, mi piace. Ah, che poi non è la città di prima. No. Ma metti in città c'è solo zombie. Cos'è questa roba? Dove stiamo andando? Una centrale elettrica. Una centrale classica, appunto, sempre di questi giorni. C'è sempre.
Non so se correre fa scendere tantissimo la fame. Però noi correremo. O d'altra parte. Ma questa è proprio una base col filo Però c'è spinato. un tipo un hotel. Infatti. Cioè, ma stai qui, non venite da noi, fa schifo. La taverna. Joe's Tavern. Joestar? Joestar. È possibile invitare le persone all'inizio della propria base. Dopo assegnare la propria base è possibile assegnare vari compiti. Raccolta della legna. Oh, mi piace. Il numero di persone della base è limitato, ma può essere aumentato costruendo aumentando il livello del dormitorio. Quindi per ora 3 probabilmente. Perché c'è 4 letti, uno Sì. sarà il nostro. No, noi non dormiamo. La popolazione della base è visibile in alto a sinistra. Quando sei nella base. No gun? Tanto non ce li ho. Quanti cosi? Quante persone c'è? Cos'è questo? Sarà un tizio sotto, secondo me. No, ma io volevo il tizio quello lì. Ah, bello che è. Ah, lui Mark. è Mark. E Marco dei termosifoni. Ah, vedi, lui è un trafficante. Pietra, ceppo, ferro, sulfuro. E rottami metallici. Non è che abbia chissà cosa, eh. Però se potremmo, possiamo vendere. Non penso. Prova a cliccarci col destro. Gliel'hai venduto. Gli hai venduto tutti i nostri Ah, minerali ma ti sono preziosi. 180. Sì. Bello. I giorni che sono lì. Tu chi sei? Max Anderson. Oh, bello. Però non ha una pistola neanche lui. Cioè, ha scritto no guns fuori. Gonzales. Gonzales mi sa di sopravvissuto esperto. Johnny Joestar. Oh, questo esco. Inviterei quei manichini. Almeno stanno lì, non Non fanno danni. mangiano. Ah, questa è la medica, eh. Maya Beh. Rodriguez. Oh, c'ha 10 bottiglie d'acqua vuote. Vuoti? Le Sì. E prendiamo? io le prenderei. Sono 80 soldi, però L'abbiamo appena sono co fatti. son comode, secondo me. Sì, poi tanto l'abbiamo fatti ora. Questo c'ha le armi, vedi? Jackson Jax Bishop, proprio. Mamma mia, pistola! C'ha il soppressore, caricatore, Lo zaino medio. mirino. 240 per la pistola. Prendiamo, dai. Vai. Spesi tutti i soldi subito. Vabbè, erano soldi che abbiamo fatto vendendo i minerali di Infatti. ferro. Poi. Siamo letteralmente usciti, abbiamo tirato due picconate e li abbiamo Che fatti. spettacolo, abbiamo già le frecce infuocate. Forse bisogna invitare quello Potevamo sotto. già avere le cose. Dovevamo già avere addirittura le pistole. Sì, portiamo i soldi. Carino, bello, non pensavo ci fosse. Oh, che belli. È un mondo vivo Eh comunque. sì. Alcol, acqua. No, abbiamo sprecato i soldi. Perché? C'è l'alcol. E c'era anche dalla medica. Ah, l'ho Sì. visto. Pesce crudo. Zuppa e scala. Tante cose, tanti oggetti. Come farò a scendere? Che possiamo solo salire. Ah, che dormitorio che c'hanno loro. Eh sì. Cioè, e vogliono venire a vivere da noi Ma allora, con quei infatti. quattro sacchi a pelo alla Green City. Ma qui si sentono uno dei tanti. Da noi invece sono stanno uno degli unici. Qui sono solo un numero. Non mi fanno neanche vendere. Il capo non mi sta dando la promozione. Vuoi vendere queste sigarette usate? Beh, io ne piglio uno di questi. Tanto penso che questo qua sotto sia semplicemente il puntatore del campo. Chi vuoi allora? Gonzales? Io vorrei prendere i Mark. Johnny e Mark? Sì. Quello di razza pura? Il Chris Hemsworth del campo. Vai, venite al mio campo? Minatore, cacciatore, mangiatore leggero, Ah! vedi, mangia poco e beve poco. Perfetto. Vediamo che sono anche gli altri. Pensavo Va bene, dai. una volta invitato fosse ok. Quindi no. Comunque, in realtà, come aspetto, il nostro personaggio assomiglia più a King Nick. Eh sì, è vero. Lui che cos'è? Assetato Assetato buongustaio? buongustaio. No, no, no. Me ne frega un cazzo che poi Ah, sei vedi. esperto di medicina. Quelle balorde sono rosse, Sì. eh. Minatore Minatore è uguale a cacciatore. quell'altro. Ah, prendiamo quell'altro.
Comunque ci sta che Gonzales sia un bevitore. Altri 100. Ci hanno dato 100 soldi per aver chiamato uno di loro al campo. Vedi, lo odiavano proprio. Sì. Ce l'avete levato dal cazzo. Un centro medico. Se prendevi quell'altro buon gustaio e assetato, te ne davano 1000. Andiamo a vedere sta casa, dato che è qui? Ma sì, perché no? Ora ci investono. Quando guarda che non passino le macchine. Poi questa è una statale, eh. Lui verrà da sé o ci sta seguendo? No, verrà da sé. Come su Skyrim. Sì. Che gli NPC si muovono effettivamente sulla mappa. Una volta lasciai Lydia tipo a... la città quella invernale, quella... Sì, Winterhold. Winterhold. La lasciai nelle montagne lì a Winterhold. Dopo tipo 2 giorni di gioco stavo facendo un'altra missione nel mezzo tra Winterhold e Whiterun e l'ho trovata che ancora stava camminando dritta poi andare. E senza paura. Che tipo non la ribecchi più, eh. No, no, ma... L'ho trovata lì nel mezzo... Ah sì, ciao tesoro. Sto tornando a casa. Vabbè. Bottiglia di vetro vuota. Mamma mia, è pieno di loot. Sì. Forse mi verrebbe da dire troppo per un gioco survival. Però se non se il loot non respawna, ci è sta. È poco, sì, sì, è vero. Tempo un giorno l'ho finito. Oh, chi ripariamo l'auto, abbiamo la batteria. Posso prendere anche questo palancale? No, no. Peccato. Soldi, se mi di qualcosa... Non lo sanno che per ritirare i pancali, cioè un pancale, per ritirarlo ci sono 7-8 euro di cose. Ah, di ai tempi del mio babbo, quando la radio erano addirittura 15 prima. Addirittura, no? Sì. Poi vabbè, forse dipende dalla grandezza. Sì. Ci sta. Infatti prima li rubavano. Sì, li rubavano in continuazione, infatti. Cioè li rubavano, li portavano a casa. Sì. Infatti, nelle bolle c'è sempre Epal a rendere, perché gli Epal sono... Di alta qualità, sia mai che ne perdi uno. Quell'altri sono rubetti. Ok, quindi adesso entriamo in questa casina. Vediamo cosa c'è e poi torno a casa nostra. Allora, ti dice, vuoi vivere qui? C'è un letto. A me sembra più sicura di casa nostra. Sì, infatti, com'è che casa nostra non viene attaccata dagli zombie? Non lo so. Come faccio a lutarli? La chiave inglese dentro la radio. Dentro la radio, mi sembra giusto. Mica nella cassetta degli attrezzi. Questa scala. Ah, ma quante chiavi inglesi quest'uomo? A posto, vai. Abbiamo fatto un bel loot. Era un fan del do it yourself. Ha detto, sopravviverò da solo. E però non ha trovato una guida su internet e è stato mangiato dagli zombie. E aveva però tante chiavi inglesi. Sì. Saliamo nella montagna e ammireremo il paesaggio. E scopriremo se c'è il danno da caduta. Olè. Bello, dai. Tutto quello che il sole tocca è degli zombie. Però solo di notte. Ma si potrà salvare in questo gioco? Salvo? Sì, salva. Pensavo salvasse automaticamente. Non ho visto. Comunque, vista così, sembra un enorme mare. Sembra liquida qui la sì. zona. Beh, direi che abbiamo appena salvato, quindi. Sì, c'è il danno da caduta. Poco, ma c'è. Non è che si sia fatto una caduta enorme, quindi. Io ammazzerei un cervo così. Non con le frecce, con l'ash. Prova a ucciderlo col piccone, vediamo. Cos'è? Perché la su quel gattino? È sulla mappa, te l'ho detto, c'è tanti disegnini. C'era Peach, c'è quel gattino. Miss you. O è un canino. Penso sia un canino. Cake. Vedi, da c'è Peach. Zombie with mustache. Mustache. Ma quanti? Mustache. Sono riprodotti. Successo. Stai andando. Ma hai ripreso l'ascia? No, no. È perché si posso avvicinare all'albero. Non è fatto per picchiare. Non è fatto per picchiare. Ma vaffanculo. Perché ha del danno. Perché non può. Oh mio Dio. Madonna, ma è istantanea la notte. Dove sono i cervi? Dov'è l'ingresso?
Boh, non li vedo più. Beh, tanto noi si entra così. Come gli zombie. volevi un cervo. Conoscono la nostra base meglio di noi, eh. Loro hanno trovato l'entrata principale. Ha accettato un bellissima cervo. Bellissima la caccia. Oh, è forte. Donna. Oh. Bottino preso. Tocca rientrare di nuovo. Comunque, da qui. Grande cacciatore, Mark. Eh sì, se gli è passato davanti. Oh, panno, rottami e legna. Andiamo a parlare da Mark prima, vai. Tanti rottami ci sarà una catasta nel coso. Ah, ma passeggia. Purtroppo non ti fa usare la roba che c'hai nell'inventario. Cambio controllo cos'è? Scambio il personaggio? No! No, ridacci Jack. Mostrami cosa sai fare. Ah, e invece... è per scambiare la roba. Ah, ok. Perché probabilmente lui va a caccia, va a, cavolo, a bere, carina a come cosa, eh. Sì. Però c'è scritto che gli oggetti li usano da sé, quindi... sì, in teoria sì. Anche mangiare e bere dovrebbero farlo da sé, ti rubano il mangiare. Veramente, sti sorci. Bellino lo scambio controllo, però cioè, non sono un fan, perché il mio personaggio è il mio, nel senso. Sì, anch'io, infatti, condivido. È bellino, però... non ne approfitterei. Ci serviva questo, il panno, quindi anche le foglie. Sì. E la legna. Vabbè, la legna possiamo fare. Sì. 4 pani, 10 assi, sì, dovrebbero bastare le foglie che abbiamo. Olè. 10 assi, ne abbiamo 0, sempre 0 di assi, clamoroso. E facciamo sempre il numero giusto, quindi difficile avere sul plus. Vai. Che velocità nel fare le cose. Non è per ora come in altri giochi in cui c'è la possibilità che te ne esca uno in più a casa e quindi finisci con i surplus. Centro medico, livello 1. Ho dato solo 100 soldi. Aumento di livello, livello 4. Med storage. Oh, qua si lascerà la roba per curarsi. Tipo la zuppa in scatola. Medical table, oh, vedi. Kit, benda. Io dormirei su quello il letto. Ma no, più dormono in terra, c'hanno i letti. Ok. Ah, oh, bravo, li hanno fatto davanti. Ah, vedi, legna. Boh. Lingotti. Penso. A posto, quindi... lasciamo le nostre foglie, che tanto ci piacciono. Un modo per spostare tutto insieme sarebbe stato comodo. Eh sì. Poi vabbè, questi che sono semi di pepe. Potrebbe esserci magari sul coso, su sul controller. Tutta la roba elettrica, i sassi. La zuppa scatola noi si mangia. La bistecca cruda, spero non vada male. Non può. Non penso. Ah, un po' la lasciamo. Se la cucinerà il nostro quell'altro amico. Però diamogliela direttamente. Sì, vai, infatti. Ok. E gli scarti. Sì. I soldi li teniamo a sto punto. Sì, quei 260 li teniamo. Ecco. Venga, signor Mark. To. Ma e poi sì, se ne va mentre sì, sì, parli. Riempiamo le bottiglie, sì, e ne diamo dovrebbe qualcuna. Essere quasi pieno ora qualcosa. No. Nonostante non abbia mai piovuto. Vabbè, ma era rugiada. Guarda, ha fatto 40 litri in un coso. Ah, ce la possiamo anche mettere. Sì. Non so perché, però. Quindi gliela diamo lui? Due bottigline, to. Insomma. Che se le faccia bastare, eh. Non c'è un modo per cosarlo. Per dividerlo. Ottimo. Mi sembra una cosa assolutamente comodissima. Vabbè, direi di non dargliela allora.
No, hai preso la bistecca cruda. Ieri hai ripreso le bistecche. Poi smetti di andare via quando ti parlo, per favore. Un po' maleducato, Mi stiamo sul cazzo. Senza pietà. Diamogli queste energetiche? No, queste forte. Diamogli 4 tè. Fatti con tanto amore questi tè. Ma d'altra parte, vuoi, preferisci prendere quelli o l'acqua che dà 40 di sete? Scarti. Batterie. 20 scarti non ce li abbiamo. No. Ci tocca andare in città. Questi ci sanno. Questo sì. Ce ne sa uno solo, mi sembra. Ma che cose? Anche i chip mi sembra che ci sappiano. Mi pare uno. Ma a me sembra di avercene più di uno. Due. Infatti, vedi? 2, 3. Però ci mancano 20. Tanto dobbiamo andare in città, sì. Quindi trovi anche quell'altro, il terzo. Ah, già, dormiamo. Chip, sì. Dormiamo, mangiamo. Beh, ci sta comunque, in un giorno ti arriva quasi in fondo, più o meno ha un senso. Ce n'è tanti in cui dopo mezza giornata già stai morendo. E altri invece in cui fai 3 giorni senza che ti serva bere. Beh, ti svegli la mattina e comunque hai fame, eh. Meno male. Non è neanche brutta l'animazione. Mangiamo le ste bacche, tanto ce ne troviamo 1 miliardo. Sì. Mangiamo... sì, no, ci prendiamo un po' d'acqua dalle cose, dalle bottiglie. Sì. Scusa. Fai anche la bistecca, infatti. Guarda là. L'acqua. È su G, mi sa. Cioè, okay. Se lo metti su G per bere... Blu. Ah, per questo li posso tirare. Diventa la Perché? Vabbè. La mettiamo qui così la bevo tutte le volte per sbaglio. Vabbè, metticela ora poi. Una bottiglina vuota. E l'acqua comunque va parecchio. Diamogli. Cioè. Dammi quelle vuote. Oppure 2. Ora ne facciamo 2 e... No, te le mette però subito insieme a quelle altre? Sì. Allora diamogli quelle vote. Tanto la si leverà dal cazzo mentre gli parli, quindi. Dai proprio le spallate. Subito, via. Fammi andare via, mamma mia. Mi fai schifo. Che brutta idea venire a vivere in questo campo. Puoi anche tornare a casa, per me. Bastardo. Fare una bistecca. Così. Così sono di nuovo a 5. 5, 13, queste le tolgo. No, le tracanno tutte. E ora via in città. Oh, bene che non mi dice dove andare per gli scarti. Mi piace, è molto più survival come cosa. Ho qualcosa da lasciare. Avevo notato lo zaino? Me l'ha messo, ok. Sì. Infatti, guarda. Abbiamo più roba del nostro inventario, possiamo portare. Una roba enorme che abbiamo lì. E uno zaino ovviamente più grande. E lo zaino piccolo, Sì. Raccogliamo le bacche. Sì, comunque non ci dovrebbe essere problemi. Ci sono anche di giorno i zombie. Magari sono più lenti, tipo. Io ne approccio uno, che dici? Vai, proviamo. Vuoi salvare? Non so come funziona con la morte. La vita si è rigenerata, Interessante. Vai. Questo sembra forte, È al caschetto. Quello della destra è di piante contro zombie. Invece no, va la stessa. Questo abbiamo devastato. No, t'ha visto. Metti di essere. È molto meglio la delle combo. Sì. Pensavo che non lo stannassi così tanto. Ma nemmeno io. Guarda quanta roba aveva. Mi scusi, buon uomo, può avere degli scarti meccanici? No. Però è una barancetta di acqua, soldi. Non tutte, le recuperi le frecce. No, è normale. È giusto, perché qualcuna si rompe. Sono frecce di legno, si rompono quelle in carbonio. Polizia, mi sa dire dove posso trovare degli scarti metallici? No, non mi ha saputo dire. No. Ma che è? Armati come risposto, pochi. Ti ha risposto: no, guarda, sono fidanzata. Ho detto: mi scusi, sono fidanzata. E quindi l'abbiamo presa da accettare. Una reazione proprio normale.
Ha fatto un critico? Sì, o era un headshot. Quell'altro c'aveva le frecce in testa, non gliel'ha fatto l'headshot comunque. No, ma perché quell'altro c'aveva il caschetto. Ah, è vero. Una su tre? Non si può neanche lootare questa. Ma perché? Boh. Bastarda. Ma sono più, sono più di giorno che di notte. Mamma mia, veramente. L'altra notte abbiamo passato quasi tranquillamente. Una vecchia. Ho tirato una bottiglia. Ah, tirano tutti gli zombie della zona, probabilmente. Oh, bene, così è più facile. Ah, che vesi di veline che ha fatto. Ma cosa gli ha fatto? Qualcuno non è lootabile. Oh, qualcosa c'è. Sembra che se ne avesse 5 nell'inventario. Sì, quindi 5. Poverino. Questo è del fast food. Lui era un lavoratore del fast food. E ora fa una fine forse migliore. Ah, perché non è morto forse? No, penso sia morto. Ora è morto sicuro. Ma sì, si ora può comunque sì. Lutare. Allora mi sa che no. Forse c'è un era tempo un per cui sì. Soldi. Chi è che ce l'ha rimessi? L'ho lutato l'altra notte. I zombie hanno la loro economia, Sei razzista nei confronti degli zombie? Pensi che non abbiano un'economia fiorente? Sembrano che gli stiamo rovinando la vita, questi. Infatti, zombie. C'hanno gli annunci sui cosi, sui muri. Wanted. Sì. Uomo con camicia da boscaiolo. Sta uccidendo i nostri simili. I nostri concittadini. I cosi non te li fa lutare? I cestini rovesciati? No. Che cazzo. La cosa che più andresti a lutare. Succo di frutta. Prima ammazza Wendy. Wendy bionda però. Mamma mia. Stavo per dire non saluto un più, Questo sarà scaduto come pochi. Un chip. Ma che ti fa? Che ti fa il succo di frutta un po' scaduto col butulino? Non ha mai ammazzato nessuno. Oh no. Paura degli zombie. Sarà una paura sì. Esagerata, li stiamo massacrando. Attenzione. Era fatto bene per la paura che ti mettevano. Sì. Poi però. Sì, infatti, ora fossero bene. Un pelino più forti, poi ci sta che arrivano. Potevamo lutare direttamente il barilotto dell'acqua. Sì. Qualche scarto qua, niente. Oh, pensavo se ne trovasse a bizzeffe gli scarti, invece è la cosa più difficile. Devo trovare ancora 8 minimo. Un quank. Come ci hai visto questo, scusa, però? Boh. Quanti zombie ha fatto il tizio? Complimenti. Sì. Panchettone che ha, non ho capito cosa. Non so se erano munizioni o sigari. Abbiamo munizioni. Oh, niente. Niente. Alcol però. Va bene. Lo accetto al posto degli scarti. Alcol. Non bevono gli zombie, Uno scarto. Sta arrivando qualche zombie, mi sa, Sento sto. C'è di nuovo la poliziotta. Vedi, posso lutare quelli in piedi. Ah, uno scarto metallico. Dai. Due chip su chip. Maremma. I chip di solito in questi giochi serve chissà quanto, sì, per trovarli. Questa porta è una quantità. Se la dovesse sfondare sta porta. C'è uno zombie. Ah, fa lo scartino in giro. C'è una maestra delle elementari. Quella mi voleva bocciare quando andavo alle elementari. Lì ci saranno gli scarti metallici nella moto. Ma si spera. O c'è la moto. Ah, può darsi. Ti dici da aggiustare. Con gli scarti metallici. No, vedi questi qui no. La roba che va in terra, siano secchi o zombie, non la luci. È finita per loro. Ma poverino questo. Questo siamo andati letteralmente noi a rompergli il siamo cazzo. Siamo noi. L'abbiamo disintegrato. O l'abbiamo fatto entrare in casa. Mi sa di sì.
Guarda la moto. Sì, cioè, volevo vedere se era per nei dintorni o potesse attaccare all'improvviso. No, lui è entrato in casa. No, è entrato nel muro, mi sa. Per sempre. Scarti metallici. Due carbone anche. È una moto a carbone. Cosa? Che roba avanzata. Quante chiavi inglesi? Usa, questa non è una batteria. Quella non è una batteria. Quelli non sono scarti metallici. Quei cerchioni. Uno per volta, questi. Mamma mia. Ci mancano due. Là ci saranno. Oh, qua c'è sempre. Due e invece. Batterie. Oh, uno. Tosto, manca uno. Scatti. Cioè, nel frattempo gli altri li abbiamo trovati tutti. Non dobbiamo andare neanche in inventario. Sì. Si possono aprire le porte. Solo alcune. Vabbè, barricata, giustamente. Vedi, però l'ha fatto bene. Sì. Soldi. Mane. Te pensavi di rompere le barricate con un'ascia. I semi. I semi di pepe. L'attacco dall'alto, te lo immagini. Mamma mia. All'Assassin's Creed. Oh, lo scarto metallico ci ha dato lui. Vediamo questa macchina. Vuoi vedere anche il pulmino? No, Susa? Porca. Ma dai, ma... Ci sono i veicoli. No, non li puoi neanche lootare. Certi oggetti strani. Sappo se di questa roba non è lootabile niente. Lì dentro è lootabile qualsiasi cosa. Caution, vedi, sono i manifesti per noi. Sì. Dentro la città può veramente puoi prendere di tutto. Mo. Ah, buttiamolo giù sto albero. Così, per la rabbia. Sì, che ci serve del legno, abbiamo usato tanto. Ci sta che magari delle zone non siano tipo finite. Ma qua ci può aiutare. Boh. Ok, quindi la latrina. Andiamo a vedere questo autobus. Qualcosa grande così. Poi rovesciato. È un autobus, è un camion. No. Da qui non si recuperano scarti metallici. Batteria per auto. Addirittura questo devi fare in questo modo. E quindi? Ah. 7. Ecco lì. Bene, finalmente. Volevo vedere anche laggiù, perché mi sembra con una grafica, cioè con una grafica, diciamo, diversa. Mm-hmm. Il modello diverso, sì, è vero. Se ce n'è una che si può muovere... È questa, senza ruote, senza niente. Ma vedi che è. È che le ruote non ce le fa prendere da terra. No, non è... Non è lei. Avrà rubato l'asset da qualche altro gioco. Ora abbiamo proprio tutto, senza sì, inventario. Sì, male. Direi che lo stealth non ci serve. Il sonno, boh. Mo, il sonno non è un problema. Sì. Diciamo... La vita neanche, le vendite... Soldi. Forse. L'altro che è più danno con la mischia. Facciamo questo. Sì. E forza. Sì, sì. Andiamo. Mi sembra che l'intelligenza... Ma che poi forza in realtà aumenta la salute. Ah, sì. Ho visto ora... Aumenta la salute totale. Vabbè. Immortali. Tanto danno non lo prendiamo. No, guarda, veramente. Detto. O saranno più forti dopo. Ah, dopo lo metterei sull'agilità così aumentiamo la velocità dello sprint. Sì, e se arriva prima. Sì. Guarda, sembra una cosa positiva, correre di più. Dov'è il mio ingresso facilitato? Eccolo. Corri, medio, medio. Dobbiamo insegnarlo anche al nostro amico, eh. Ma il nostro amico non esce. Vediamo se ha fatto qualcosa. Chiedigli. Fammi vedere il tuo inventario. Vediamo se ha qualcosa. No. Non ha neanche bevuto. Non ha mangiato. Non ha fatto niente. Utile. Utile questo compagno. Era qua. Ok. Sì. Il garage. Magari ora ci sblocca il toccare le macchine. Ah, è vero, eh. Perché finora non avevamo il garage. Costruiscilo. Wow.
Bello quello. Complimenti, che bel garage, guarda. Infatti, più che un garage, è questa l'officina proprio. Ok. Vehicle table, ecco, questo non è tradotto. Usalo per riparare la tua auto. Ne sì, qua. Ne abbiamo 18.000. Perché non ce l'avevamo dietro il kit? No, però mi avrebbe fatto una sorta di interazione. Però vuole una fattoria, niente. Non ti ha fatto costruire il garage, ciao. Era basta. 30 assi, ce l'avremo il legno per 30 assi? Secondo me non è abbastanza. Infatti. Dovremmo partire per questa difficilissima missione. No. Attenzione. Con 30 assi facevamo molte più cose un tempo, questo sì. Mino. Ah, là c'è un ceppettino. C'è un geppetto. Raccogli il geppetto. Pa. Pa. E questo, via. Comunque mi sembra che respawnino, perché... Sì. Intorno al... al campo mi sembra siano tolti. Non realistico, ma giustissimo. Sì, no, se no, dopo un po' devi andare... A Monculi per e prenderli. E poi finisci dopo un po' perché... Sì. Pensavo li raccattasse lui, Però magari ce li metti nell'inventario, noi non lo sappiamo. Ah, dici, ma... Lo scopriremo, lo scopriremo. Facciamolo lavorare, magari. Let him cook. Sì. Let Mark cook. Oh. E che almeno tipo un'accetta, un archettino per se stesso li poteva fare. È vero. Marco Mark. Magari è lui che fa respawnare gli alberi. Ah, ha questo potere qui lui. Spawnatore di alberi. Guarda avanti, c'è più un amico degli animali. Andiamo a fare delle assi. Oh, sempre a dormire. Dorme in piedi. Come i cavalli. Vai, abbiamo fatti in abbondanza. Sì. Abbiamo rifatto tutta la linea che avevamo prima di fare le assi di prima. Ah, poi c'ha questo fiocco intorno al braccio. Pensa potremmo... di essere barda. Ah, mio, è aperto. Costruisci... Sì, ha troppe aperture questo coso. Ora no, ora c'è il recinto. Ma che bella fattoria, ci si mette subito i semi di pepe. Ne abbiamo 18.000. Semi di mais. Lo spazio di hobby. Corn. Non ci fa vedere il cos'era? Quando lo metto fa così. Mi sembra giusto. Almeno non ti fa bere d'acqua o mangiare bistecche. No, Pepe gli è piaciuto. E non te la... Ha problemi col Pepe. Ok, se non ho niente, non... E la madonna quanto cresce veloce. Guarda, 28, 29, 30. Magari fossero tutti così i miei giochi con le fattorie. Tempo che faccio quest'altra cosa, cioè che arrivo dall'altra parte del campo. Vuole due batterie, 5 scarti e 4... E altro legno. Oddio, vuole altri 6... Si fa veloce qui. Sì. Vuole altri 6 assi di legno. 5 scarti? La batteria scarti. E gli scarti ce li abbiamo in realtà, nell'inventario. Perché poi abbiamo usato tutti quelli che avevamo trovato. Prendiamo in il legno. Sì. Quest'albero ce ne dalla parecchio. 9. Vabbè, è abbastanza per fare 6 assi. Sta attraversando il nostro recinto. Non sono programmati per sapere che lì c'è un recinto. E il recinto non è programmato per sapere che deve trattenere i cervi. Giustamente, se nessuno glielo dice. Giustamente. Ora che anche te bazzichi nel creare giochi, mi hai detto che è difficilissimo non far penetrare la gente nei muri. Ho fatto una fatica per la collisione base. Vabbè, no, questo gioco deve essere sviluppato con qualche programma del genere che ti dà tutti i format, perché robe così l'ho già viste. Sì. Però è sempre bellino come grafico. Sì, infatti quello mi piace tantissimo proprio, non è che non mi piace tanto. Non ancora a capire quel qualità bassa cos'era, però non bassa, non so, cioè, te lo squadretta forse 5, eh? Ah no, questo è inventario, ok. Sì, vabbè, dobbiamo prendere dall'inventario. Ah, ok, sì, pensavo inventario perché fosse il nostro.
inventario della missione che ti dà. Che mancava? Quelle lì e basta. Guarda, sì, no, un attimo. Torna un attimo lì. Premi su inventario della missione. Ah, non ti dice. Boh. Va bene. Ok. Magari ci saranno poi oggetti chiave per le missioni. È vero, ma possiamo sempre aprire. Come si vola? Stiamo creando a più non posso. Lo spazio per gli hobby. Importante. Più 10 morale al giorno, vero? Hai visto? Però c'è un angolo lettura. Uno in cui c'è una piantina. Musica, lettura. Non puoi. Non c'è niente. Si passa da questa roba qui a una stanza del generatore. Ora però abbiamo finito. Sì. 8 rottami e altre 2 batterie che non abbiamo. Quindi andiamo a letto. Sì. E poi andremo a massacrare zombie. Vai, Mark. Mark. Ah, però non è... Non è giorno. Giorno, eh? Attenzione. Strano. Allora, si mangia e si beve. Non c'è però un... Ah, sì, c'è un indicatore. È l'1:20. Ah, perché si è svegliato nel momento in cui non aveva proprio più sonno. Perché vedi, la barrettina della stanchezza massimo. È al massimo. Beviamo. Abbiamo altre bottiglie vuote, se non sbaglio. Sì, sì. Quindi possiamo andare a riempirle. Vai. Poi lascio la robaccia. Allora. Mamma mia, basta foglie, ti prego. E i panni. No. 7 ne abbiamo. Sì, polvere da sparo ormai. Meno male che non stacca a 20 la polvere da sparo. Chiavi inglesi. A5. Uff. Oh madonna, ma perché? Spero che serva veramente tanto, perché se no... Queste. Kit. Chiaro in inglese la butto, te lo dico. Ci sta. Le munizioni. Magari le puoi lanciare. Portiamola una, vai. Ah, le frecce. Donna, quanti tipi di munizioni c'è? Munizioni. Mettile tutte dentro. Questa è pietra. Non le portiamo? No. Mi si trova un'arma. Tanto gli facciamo fuori le accettate. Che ti serve un'arma? La proviamo subito. La batteria serve per la missione. Sì. Anche il panno? No, il panno no. Batteria, gli scarti e i cosi. Chip che abbiamo già. Sì. Quindi batteria, chip. Il succo di frutta che metterei nel coso. C'è più l'inventario. Ah, perché non siamo più qua. Abbiamo uno solo, tanto. Diamolo a Mark. Ah, vai, lo diamo a Mark. Questo lo diamo a Mark. Tanto non lo beve. Se ne andrà quando gli fai questo gesto bellino di dargli un succo di frutta scaduto. E l'alcol lo mettiamo qua. Sì, è meglio su. Non portarlo in missione l'alcol. E il carbone, un po' di legna, si mette qua su. E direi che ci siamo. Sì, di spazio ne abbiamo abbastanza. Quindi dove sei, Mark? Sa a dormire. Riempiamo queste le boccette. Che bocciacce. C'è. Scusa, riempine anche una di quelle vuote se ce l'hai di vetro. Ah, non ce l'hai qui. Ce l'ho. Sì, ce l'ho in realtà. Non so come si faceva. Dov'è il personaggio? No. Dov'è andato l'uomo? Sì, infatti. C'era un omino qui. Ottimo. Beh. Non lo dormi, magari ti ritrovi. Dopo una bella dormita uno ritrova se stesso. Boh. Facciamo un bisteccaccio. Ma quelle cotte staccano a 5? Sì. Okay. Cioè più che altro qui. Ah. Poi dopo ci si riprova, magari ho sbagliato. Ecco. Lì e butti di vetro vuote. Magari diventano anche di plastica. Vabbè. Non ci posso mettere. Si tirano e basta. Se metti l'acqua in una bottiglia, diventa la bottiglia.
Non hanno ecco, dovuto bere. Non hanno implementato la possibilità di riempire bottiglie di quando vino. Sono lì dentro, non lo so, vabbè, sei troppo vicino ad un altro inventario. Quindi andiamo sempre in città? Si va di guarda qua. Che bella alba. No, guarda l'alba per ora. Eh sì. Mamma mia, veloce, eh? Ma... quella di qua era la luna, quindi. Che bestia. Eh sì. Bestia di luna. Questi urli ricominciano. Magari era veramente un cervo stavolta. Proviamo, dai, quest'altra, sì. Non si può più vedere l'omino, non ci posso più rimettere le bottiglie. Ma che cos'è? Uno zombie corazzato gigante. Bello. Ma questo, quanti ce n'è? Che dici, si prova? Salva. Sì. Ci sarà qualcosa di bello, se c'è una roba del genere. Per favore, mi fai. Niente, l'omino. Così magari ci resetta l'omino. Metti le frecce. Non posso. Lo volevo fare anch'io. Ne tiriamo una per volta? Guarda quanti sono. Mamma mia. Non t'ha proprio cacato. Sì, vabbè. Con tre frecce? È più debole degli altri, non è? Per me ora c'ha palle alle spalle. Quello là anche se non è forte. Quello è uno spitter. Mamma mia. Sembra una spitter di Left 4 Dead. La bava la bocca. Ma sono più deboli di quelli grossi. Di quelli piccoli, scusa. Sì. Allora, quanti ce n'è veramente? Sì, qui sicuro se entri con l'aceta ti massacrano. Ma... io mi aspetto di dover usare tutte le frecce per questi grossi. Sì, infatti. Ah, guarda, lì c'è il loot, mi sa, di quello grosso. La sacchetta ha lasciato le frecce mie. Le scarpe gialle. Tipo macchina gialla. Siamo quelle gialle. Prendile però, anche quell'altra. Ah, pensavo l'avesse prese. No, te l'ha rimessa lì nell'inventario. Questa sedia a rotelle è per fare pietà agli zombie. C'hanno molta più roba loro. È vero. La prossima freccia infuocate, eh? Vieni qua, Michael Jackson. Beh, se riesci a metterla. Madò, me ne fai spiegare tutte te. Shalko, secondo me c'ha un giubbotto antiproiettile. Mamma mia. Sì, sono molto più forti questi. Questo scoppia, secondo me, se te lo tocco. No. Stavo con l'accetta. Ma quanti danni facciamo adesso? ...45 danni a colpo. Carbo... Non mi riusciva. Volevo scappare prima. E vabbè. Buonanotte. Li disintegriamo. Sì, con 45 a colpo è proprio... basta una combo. Ci fate vedere cosa aveva la spitter o no? Niente, anche questo. Quello non t'ha visto ancora. C'erano i rumorini. Sembrava un personaggio di due fantagenitori con quella grafica. Attento. Oh, a me l'abbiamo preso dei danni. Neanche lootabili. Sono finiti quelli. Camicia bianca. Guardalo, no, però. Prendi tutto intanto, scusa, sì, queste cose falle dopo. Anche che quando c'è queste cose interessanti lo vedi subito. Ah, in automatico ha messo le cose migliori. Ah, visto.
Ah, no, cioè, più che altro penso quelle che non avevi. Ah, mirino. È un mirino. Due mirini. Due mirini. Sì, infatti, io non ce l'avevo. Allora, sono diventati delle persone serie. Vediamo se... cioè, se riesce a ucciderlo facile, comunque, anche... È che loro non hanno modo di risponderti. È un po' troppo overpower il fatto che li stanni con la cosa. Che li stanni con l'accetto. Ma due, poi. Ma è più piccino di quella. Sì? Cioè, no, nella cosa. Dove? Nell'overworld. Ah. E vabbè, quindi abbiamo ucciso subito il boss. Tiriamo le due frecce, tanto per far scena. Proviamo a tirare due per volta? Tanto. Ai prossimi. Da dove passa? To, 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 to e to. 6 colpi a lui servono. Contro i 3 degli altri. Freccia esplosiva addirittura. Dai, dai, ora si tirano, Mi sono rotto. Inventario. Poi esplosive, voglio tirare. Morti, eh? Ah, sono andati a vedere. Guarda come vanno a vedere i bellini. Si preoccupano dei loro amici che noi stiamo uccidendo. Siamo noi malvagi in questo gioco. Tanto che gli zombie. No, no, siamo quello, noi. Visto che è da solo. Ah, vedi, non t'ha visto. Poverini questi però zombie. Non sta facendo danno. Ah no, sì, 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 non ce lo dice. Freccia esplosiva bellissima. Fantastica. Attira gli zombie. Ho fatto anche una freccia di ferro. Ah, pensa a te. Un'è. Farà tanti danni. Non quanto l'esplosiva, penso. Dai, vediamo quanti ce ne vengono. Salverei giusto in caso vada male qualcosa, perché stiamo sottovalutando tantissimo il gioco in questo momento. Te sentiamo overpower ora. Sì. Ne approcciamo due insieme. Se vogliono. Lo volevi. Ho fatto il critico, quello è morto con due colpi. Oh, anche i rotami metallici, guarda. Anche questo, Stiamo riuscendo a fare la missione. Cioè, qui è proprio il loro accampamento, piccini. È casa loro. Pensate ad ammazzati di più, Secondo me quelli non lootabili sono quelli che non hanno niente, proprio, semplicemente. Perché dopo che li hai lootati non li puoi rilootare, quindi... Sì, sono vuoti. C'è qualcuno che spawna senza, sì. Senza vita e senza oggetti. Senti, hanno anche i loro letti, bellini. Noi siamo dei... Dei barbari incivili. Che uccidono tutti gli zombie. Loro stavano nella loro terra poi, quindi non è manca a dire che erano venuti a attaccarci. Io sono Amish zombie. Sì. Abbiamo trovato anche un bel po' di rottami. Le batterie ora è un problema. Vesti. Una. Bastava a dirlo. Basta chiedere. La corda, ne? Oh, qui sarà l'alco. No. Perché rottami? Mi sembra già aperto, però. Tante volte. Sa che... Vabbè. No! Ma poi sempre nelle cose belline. Mangiale quelle bacche. Sì. Abbiamo solo sete ora, un pochino. Le bacche danno anche un po' di sete. Sì? Sì, allora, le bacche danno un po' di fame e un po' di sete. Allora. Scusa, posso consumare? Perfetto. Devono farci consuma. Sì, consuma più. Cioè, non avrò più fame o vomito.
Lo scopriamo se si può vomitare in questo gioco. Eh sì, direi che con tutte queste bacche che abbiamo mangiato si scopre di sicuro. Non ci sa neanche sonno ora. Dopo un po' le bacche proprio macerano nella bocca e ti rilasciano l'alcol. C'è un cabinato laggiù. Dove? Laggiù. Ah. Potrebbe animarsi e ucciderci. Proprio le frecce per sport, Li posso raccattare... No, dai, come inventario pieno? Ah, vabbè, sono un... Abbiamo un miliardo. Perché sì, ne abbiamo già 50 di quel tipo lì. Dubito che siano utili le munizioni. Possiamo andare all'accampamento di quelle altre e vendere un po' di cose. Eh sì. Tipo le chiavi inglesi, cioè le puoi staccare solo a 5. Oh mio Dio! Qualcosa. Un cesso. L'avevo visto, oh, la croce l'avevo vista. Questa è possibile riparare il veicolo premendo F. Oh. È possibile rifornire il veicolo guardando il serbatoio premendo F. Sì, è così, lo guardi. Mm-hmm. Ora sei pieno. Guida. Apri. Che se ci ferma la polizia. La polizia zombie. Non il più grande. Ah, ma non ce l'ha, non ce l'ha subito attivato lo zaino, mi sa. No. Come si fa ad attivarlo? Ah, mettendolo lì. No. A sto punto. Ma scusa, metti tutto nella macchina, poi si guida la macchina fino a casa. Ah, perché secondo te già parte. Sì. Tanto è roba che non ci serve in ogni caso. Ma poi è piccolissimo questo bagagliaio. Vabbè, la macchina non è grande. Mirini uno si prenderà sicuramente. 50 soldi. Tutta sta roba si può dare a Jack lo squartatore lì. La mela scade, attenzione. Vabbè. È l'unica... No, ma in senso, è l'unica cosa che... Si farà un altro tè. Le chiavi inglesi... Le odio. Vabbè, questi no. I soldi... Direi soldi di qua. Il piccone sta lì. A posto, dai. Che dici? Sì, sì. Va benissimo così. Ah, quindi finiamo di fare di vedere cosa c'è. Intanto dovremmo vedere questa casa qui. Non puoi guidarla. Dobbiamo andare via. Ah, non è necessario riparare. Oh, hai bisogno della bombola di gas. No. Però. Ma c'è 25 su 25. È perfetta questa cosa. Questa macchina. Mamma mia, che emozione. Mamma mia. E ok, quindi il nostro accampamento di là, quindi la città era oltre. Sì. Però appunto io la macchina la lascerei lì a casa semplicemente. Ciao. Ah, ok, pensavo di andare a vendere. No, dopo ci andiamo a piedi di là. Madonna. Hai perso 7 di vita della macchina. Però La soddisfazione. Vuoi dire che non ne è valsa la pena? No, no, ne è valsa la pena. Ne è valsa la da pena. Oggi cacciare ha un altro. Ha un altro senso. Queste le diamo tutte al nostro amico. Oh, facciamo 24 km orari. Sì. Nel cervo penso tu l'abbia ammazzato a tipo 40. Ma dov'era? Era qua davanti. Sì. Che non so come. Penso che tu ce la possa mettere. Lasciamo qua davanti, che dici? Sì. Penso che ormai sia registrata come nostra, secondo... E questi ci sanno, tanto. Una bellina che è gialla così. Sì, sì, no, è fantastica. Hai bisogno del kit, che ce ne abbiamo un miliardo. Sì. Vabbè, ma il kit è per rifargli quei 7 di vita ora. Sì, penso che tu la possa guidare anche a 93. Voglio provare a questo punto a farne più. Andiamo. Questo per... Ah, non lo stacca. Mi sembrava... Questo è il carbone. Madonna, perché l'hanno fatto con l'artwork della bistecca? Sembrano bistecche. 20 anche cotte. E allora... Queste le diamo al nostro amico, 15. Sì, dai. Tante, eh. Se ne merita? No. Però dai. Non sta facendo niente.
Però capisco perché non gli hanno dato la promozione di là. Quindi to. Guarda te, sei un meno esagerato. Questa che è polverizzata. Beh, un inventario in più anche sì. Lui. Ok, dai. Andiamo. Oh, cioè abbiamo da raccogliere le nostre coltivazioni. Ah, sai quante volte sono cresciuti, mi sa. È vero. Mio. Ah. C'è anche un cervo. Che bruca. Due mais. Però non dai semi, eh? Probabilmente col mais ci fai semi. Cioè, sì, col mais fai due semi. Probabilmente ci sarà un'altra facility dove metti la roba e ti dai semi. Oppure sto pensando troppo da Story of Season. Oh, cresci, eh? Ci credo che cresco veloce. Le minaccia. Ok. A sto punto andiamo a recuperare la roba dalla città. Sì. A vendere, scusa. Sì, sì. Allora, la polvere da sparo continuiamo a lasciarla. Poi vabbè, la mela la portiamo dietro, la mangeremo. Il mais quanto vale? 5. Non è un commercio tanto redditizio. Oh, la zuppa di pollo. Il brodino. 1198 valgono un dollaro. Quindi. Il brodino di pollo. L'alcol lo mettiamo qua. Di questo non vogliamo, non si vende niente tanto. Questa no. Roba qua ci sta. Vediamoci. Valgono le foglie. Tre addirittura. Donna, gliene vendo tutte. Mamma mia, che roba. Ne tengo 38. Scusa, i panni quanto valgono? 2. Ma come? Meno delle foglie. Ma quante foglie servono per fare un panno? Mi sembra 2 o 3. Addirittura. Madonna. Ma è possibile? Le carote ce le portiamo dietro. Insieme al mais e alla mela, vai. Si mangerà. Sì, al massimo se ci serve spazio possiamo mangiare la cosa di tonno e la mela. E che si era lasciato qua da vendere le chiavi inglesi. La macchina, sì, le chiavi inglesi. Le munizioni ci si lasciano, le riprendo. Posso anche riprendere. Per questi ora. Si vendono. Tutte e due? Ne teniamo uno, vai. Questi si vendono. Sì. Andiamo al nostro amico queste cose. Queste si vendono. Diamo uno, lo zaino. Sì, medio. Uno, piccolo? No, medio, dai. Infatti. Che sono da l'istesima idea. Ma non lo usa neanche, il problema è quello. Che tristezza di persona. Però facciamo così, guarda. Ah, giusto. Ma c'ha già le scarpe. No, l'abbiamo peggiorato. È troppo brutto così. Queste le vendiamo? No, dai, lasciamole. Le teniamole. Sì. Le teniamole. Dov'è il nostro vero eroe? Guarda. Vieni, che... Jack. Che sopra... Che vero sopravvissuto. Ah, sì. Disequipaggia tutto. No. Non è vero. Perché? Non è vero. Perché le ha buttate in terra quelle cose? Sì, no, poi sono gli zaini piccoli. E la chiave. Strano, sarà un bug, ci sta. Riempiamo l'acqua e andiamo in città, allora. Non l'ho capito. Cosa? Perché ha fatto quella cosa? Non lo so. 5. Vabbè. L'acqua comunque con questo raccoglitore è letteralmente infinita. Voglia te. Non c'è minimamente bisogno proprio. Con raccoglitore base. Sì. E questo si tiene, puta roba buona, queste si vendono. E quella è la roba della missione. Queste si vendono perché saranno fondamentali come minimo. Quanto valgono? 20. Poi delle munizioni. Cioè poi 20. Vuol dire che 6 foglie, 7 foglie valgono più di una chiave inglese. Sì. Che grande economia. Infatti è un'economia in cui governano gli zombie, quindi. E dov'è che era la cosa con lo shop? Di là da quel monte. Mi sembra di sì. Che siamo scesi da lassù, possibile? Metti la mappa. Ah, cioè, è vero. No, è quella casettina di là, mi sa. Sotto.
Questa. Joe's Tavern, vedi? Ok. No, vediamo se ce n'è una diversa. Le montagne. Dammi un punto interrogativo, se no. Così andiamo, andiamo prima a vendere, poi andiamo al punto. Poi a questi. Sì. Che probabilmente abbiamo già visti in realtà, visto che siamo lì. A piedi o in macchina? A piedi, dai. No, a piedi, a piedi. Tanto la macchina bisogna risparmiarla. Dormire non c'ha bisogno. Bisogna risparmiarla, cioè non la useremo mai più, perché diremo no, no, ma bisogna risparmiarla. Tutte le munizioni sono nella macchina. Tanto. Che volevi fare? Velocità ricarica? Ah, ok, quindi una pistola. Non te lo dice subito che inizierai a sparare veloce. Sì, in teoria. 20 salute, mo. Qual era quello della stamina? Ah, questo, agilità. Sì, gli altri due. Efficienza del commercio. Ah, durevolezza, okay. Probabilmente è la meglio da fare. E questo per le vendite. Va bene. Vai, vai, senza pensarci. C'avevamo un punto solo? Sembra di sì. Si sale più piano ora. Andiamo a vendere e poi esploriamo un po'. Vuoi provare te intanto a giocare? O... No, no, vai, vai. Guarda laggiù come brilla. Sono fuori dalla webcam così. La centrale elettrica. Si arriva alla velocità della luce. La centrale della webcam. Ma che c'è un pianeta davanti al sole? No, quella è la luna poi. Ah, è vero, ma dopo come brilla la luna. Te l'ho detto che è una bestia quella luna. Però non fa un cazzo di luce vera in realtà. Forse il gioco è pericoloso di notte, perché di notte non sai dove sono i nemici. Ah, per quello probabilmente, sì. Tanto andiamo. Una sta fidata torcia. Peccato per non andare nelle trappole. Oddio. Che fa? Mi ha interrotto. Deve morire. Scusa, Jay, che cos'è? Come? Ah, la missione. Vedevo che c'era. Ok. Quante frecce? È perché è tutta la gente che puoi reclutare. Ah. Ogni tanto. Vai. Che cosa ci vedi? Ah, tu vendi... No, lui vendeva robaccia. Mio. Vabbè, ritroviamo. Sì. A lui, sì, venderei la roba perché... Scusa, lui... quanti soldi abbiamo? 1200. Ok, vediamo se aumentano. Sì. Sì, sì. Ce li rivende a 4. Oh. Ci deve fare un po' di guadagno, paraccio. Ma li comprerà all'infinito, secondo te? Ma perché no? Non è finito l'inventario. No, no. A fatica, ma... Non sto capendo. Sembra cioè... cosa? Sembra in nelle backrooms quando si andava in acqua. Millesette. Sale, sale. Certo che sale. Siamo a posto così. Oddio, si spinge a R, qui siamo spacciati. Mi pare un po'. Un po' facile fare soldi. Abbastanza, sì. Raccattare foglie su foglie, via. Ah, vediamo, lui... Ah, lui è uno nuovo. Sono cambiati. Brian. Minatore è uguale a quell'altro. Quindi puoi stare qui te. Abbiamo già uno inutile. Sì, no, poi non è che faccia niente. Perché secondo me bisogna dargli le armi e il piccone per farlo minare. Dopo si prova a lasciargli il piccone. Lasciamoglielo. Magari si può fare un altro piccone. Ci sta, sì. Io tanto voglio comprare una pistola. Ora possiamo. Pistola, ascia, mirino telescopico, due... Oddio! La palestra, cioè. Allora, prendiamo la pistola. Perché deve essere così scomodo? Perché l'abbiamo buggato. Vuoi comprare anche 10 frecce esplosive? Lo so che lo vuoi fare. Una? Baia. Ci battono i soldi poi, sì, voglia. Non scende più veloce, mica peraltro. Non so perché stai andando tutto in giù. E vede che aveva. Niente. Robaccia. Toccherà comprare anche il caricatore per la pistola? Non penso.
Scusi, è una pistola plug and play? Oh vai. Non so perché ne puoi comprare 100 di zaini medi. Ma te ne fai. Ok. Quindi adesso abbiamo anche la pistola. Già equipaggiata. Ma ora non abbiamo più le munizioni. Ma tanto, quando torniamo alla macchina, ne sarà sì. 8 miliardi. Allora, se ti dice che munizioni gli servono? 9 mm ammo. Non ne sono sicuro che ci sappia. Vai, direi di andare. Sì, sì, questa è tutta gente inutile. Guardiamo questo? Sì, dai. Cosa c'è lì? Sarà un altro zombie. Peccato per trovare queste ultime batterie. C'è un altro zombie grosso, secondo me, lì. Dici? Noi gli spariamo. Guarda, berro. Glu glu glu. Vai. E si mangia? Glu glu glu. Vai, mangiamo anche. Glu glu. Si dorme? Dormiamo anche. È così. Ah, no. Che macchina più bella c'è qua. Eh sì. È bella, bella. Ah, vedi, sono... Cioè, ti dice dove sono le macchine. Una volta trovato, ti dice che cos'è. Cos'è quella luce? Scusa. È questo. No, è quello più in là, mi sa. È quella... Vabbè, dopo, vabbè. Dopo ci si va. Sì. Se questa macchina funziona. A gasolio... Poi solo le macchine belle. Cavolo, ci sarà il gasolio qui, Bomba di gas. Siamo in un... Sì, in teoria sì, ma appunto. Abbiamo visto più volte che ha sovvertito le nostre aspettative. Poi infatti non me le faceva raccattare, prima. L'avevo già trovate quelle bomboline. Chissà che roba è questa. Il bagno. Oh, un bagno funzionante che non sono una latrina. Invece. Sai, nei bagni nei giochi horror si trova... Cioè, nei giochi survival si trovava sempre tantissime cose. Qui no. Questo no. È vero. Si trova nelle macchine, nelle zone con i bagni. Anche nei, anche nei giochi horror di solito ci trovi tantissime cose nei bagni. Però di solito sono... Di solito ci trovi l'horror. La bevanda energetica. Qui infatti cosa manca ad Harvest Island? Dei bagni. Se è vero. Mela, pepe, io non so. Mele. Banana. Ah, magari. Una Molotov. Un succo di frutta. Una Molotov si mette istantaneamente. Posso le bottiglie di vetro vuote e mettile insieme. Vai, lanciabili qui. Una banana. Sì, dopo bisogna iniziare a mangiare quelle invece che bell'acqua. Non si è venduta la chiave inglese? Sì, sì. Ah, la lascio lì. Poi dentro il computer c'è la chiave inglese. Andiamo a vedere questa macchina rombante. Mamma mia bella che è questa. È già è pieno. 50 poi, eh. Mamma mia. Fortissimo. Guida. Non è necessario riparare. Vai, vediamo giusto che c'è qui. Una bombola che è. Munizioni. Non le 9 mm. 66. Questi scoppiano. Si prova a farli scoppiare. Con la macchina un po' più là. Vabbè, la macchina è un po' più... è parecchio più lontana. Allora vai. Si tira una bella freccia... esplosiva. Potato queste. No, di quelle incendiarie forse è meglio. Perché quella esplosiva esplode per forza. È vero. Allora vai. Esplodiamolo. M.E. Freccia di legno. Bello. È esploso. Facciamo più luce con la torcia, eh? Potrebbe essere una strategia. Eh sì. Questa va, eh. Mamma mia, siamo già a 40. Guarda che ruote larghe. Ah, quanto stiamo inquinando. Mammina. Frenerei. No, questo devo travolgere. Lo travolgo? Sì, no, travolge. Si sciupa la macchina. Wow.
Proprio gli sciotto, eh. Vabbè, è un'altra macchina di queste qui. Ah, è vero. Quindi abbiamo già il cambio. Dai, è morto prima di muoversi. Aiuto. Ora che sei di tocco mi faccio male. No. Ormai l'obiettivo è trovare le munizioni per sparare. Eh sì, proprio la stessa macchina. Oh, belle frecce incendiarie. Sono bellissime, sì. Un bel effetto. Fai tante torce umane. Sì. Il nostro caricatore rapido, l'abbiamo già trovato. Ah, è fortissimo. Questi sono i veri boss. Eh sì. Non ci può essere proiettile che esiste a tutto, eh. Anche a 9 mm, eccole qua. Me le caverà direttamente all'inventario? Penso di sì. Lo devo equipaggiare. Tre. Metti la pistola intanto. Quanto lenta. Oh mio Dio. Attenzione. Non mi aspettavo l'effetto che si distrugge. Cervello spappolato. Aspetta, fammi cavare sto cosa dalla mappa, mi dà noia. Vai. No. Si è nascosto. Ci temono. Ah, vedi, con l'headshot fai parecchio di più con la pistola rispetto al coso. Però li attiri tutti, eh? Meglio. Non... Così arrivano e li ammazzi. Non so il mitra... I militari. Ho scansato. Non so il mitra quanto possa essere più forte della pistola, sinceramente. Però... Più che altro veramente... Già esplodono così. Cioè esploderanno con le frecce esplosive. Frecce esplosive forse è ancora più forte, perché qui stiamo trovando tante di quelle cose che però sinceramente non ho neanche voglia di vedere cosa fanno, perché no. Sono invincibili. Non stiamo trovando batterie, però. No, è vero. La vera difficoltà del gioco è trovare il materiale. E niente. Siamo dei terroristi. Sì, infatti. Noi sono qui tranquilli, tranquilli. Fanno le loro non vite. Voilà, che sta. Ma che non ci sia qualcosa qua sopra. Infatti. Infatti non c'è niente. Peccato. Anche io, che secondo me... La colla. Ma scusa, ma una batteria no lì? E qua? Era uno che si chiudeva il paesaggio. Lindina. Questo si è salutato. Hai un colpo, eh. Ho un colpo? Sì. E tutta la roba che ho trovato. Tutte per altre cose. Sì. È ora di andare in montagna. Questi pantaloni militari. Si mettono subito. Sono più forti i nostri? Capisco. Poi sarà meglio. Penso. Sì, sì, è semplice, anche colorato. Anche questi sono colorati, a dire il vero. E quelle no, quindi. Vai. Nostro colpo. Ci sporta già da uno zombie, che probabilmente neanche ci sarà. Mi andrei a vedere quello zombie grosso sopra. E poi via. Ah, sì, il loot di quello lì. Anche questa non è necessario ripararla. Vabbè, ormai abbiamo la nostra. Fa un parco auto. Come si fa a salire sopra, secondo te? Da lì. Ah, bravo. E poi si inizia a avere sonno, eh. Chissà se sviene quando c'è il sonno troppo alto. Salvo, intanto? Sì. C'è proprio... Aha. No?
Forse non si aspettava che morisse. Però. Cos'era quella non animazione di scalata? L'abbiamo fatta. Sembrava impossibile. Cioè, per me è un check dell'abilità questo aprire questo bottino. Dici? Sì. Che palle, ma tutte munizioni di roba che non ci serve, che non abbiamo. Perché? Diamo il range? Vai. Ce l'ha. Grazie. Arma precisa in maniera esagerata. Sta pistola è veramente vergognosa. Non credo che da una distanza pari... C'è una bomba atomica! Guarda se c'ha qualche rottame meccanico. Dio mo... Cioè, non c'è un rottame in questa zona, guarda qua. Cioè, è tutto un rottame. Niente. Poteva finire il gioco, ti immagino. No, prova a tirargli una freccia infuocata. Va bene. Non succederà niente. Però per il meme va fatto. Peccato. Ora. Che bello. Qua ci sarà un rottamaccio, eh. Poi ci servono le batterie, non i rottami, però. Cioè, anche quelle dovrebbero esserci. O batterie e poi senza. Sta discarica niente. E andiamo da un'altra parte, via. Ma. Quello. Quello più là l'avevi guardato? No, questi no. Palle. Carbone. E a punto si vanno a comprare una. Incredibile. Non si può salire. E Dio, volevo dire una cosa. Ah, vedi, quello è un distributore. Ce lo segna. Andiamo là, vediamo. Si riprende questa qua giù? Sì, vabbè. Mai a una kill. Però salirei su quell'altra per vedere se te la mette tipo nel parco macchine. 35, sì. Se dopo ti dice, ah, hai queste macchine qui. O se invece è solo l'ultima che hai usato, tipo. Ma dai, poi anche più nuova. Non più. Non è più nuova, no. Dove vai? Addirittura segui le strade? Boh, ma no, questo c'è nella mappa? No. No, questa roba qui no. Vediamo di trovare una batteria? Va bene. Magari. Non credo, ma... Queste erano vuote. Che persona buona. Incivile, ma ti sembrano dei parcheggiare. In contromano. Questa... Ci sarà una batteria. Ho cercato in una batteria e non ho trovato la batteria. Poi ce ne manca due, eh? Non ci sarà più niente ormai nell'inventario a casa. Di batterie mi sembra di no. Mamma mia, proprio c'è cresciuta l'erba qui, eh. Una. Ma perché? Ok, ce l'abbiamo. Quella la dovevi proprio prendere, la chiave inglese. Oh, dei rottamacci. Anche questa. Buono, direi che ora si sa, eh? Sì, ora sì. Facciamo, vediamo se cosa ci nasconde qua. Qualche munizione calibro 9. Dentro al water, magari. No. Questo tipo non l'ha finito, quindi è ancora con l'erba dentro. Ma no, secondo me è per far vedere che è tutto proprio abbandonato. A malora, sì. A sto punto allora anche se ci si va. Vabbè, ormai è lì. Ma andiamoci. Sì. Un cinghiale. Wee! Non si è fatto danno. Non si è fatto danno la macchina. Ce la farà secondo te? No. No, purtroppo no. No, ci sei più rincorsa. Andare in diagonale. No, attenzione. La fisica, dai. No, la fisica, troppo. Dai. Però per guarda i miei gusti anche troppa. Datemi i miei cavalli di Skyrim. Niente, no? Mannaggia. Posso mancare il retromarcia, che succede?
Cosa ho visto? Dai, erano tutti. Si fa la strage. Sfiorato proprio quello. Mamma mia. Cioè, li abbiamo devastati. No, inventario pieno. Vabbè, robaccio. Cioè, il caricatore è esteso. Questa è cosa delle munizioni proprio. Però è vuoto. Comodi. Beviamo il succo di frutta. Sì, sì, vai. Succo di frutta. No, il quello sotto. Ah, si era dato il succo di frutta. Questo. Il tuna. Poi c'è anche una pietra che direi che si può buttare. Puoi prendere le scarpe. Il caricatore steso non lo vuoi prendere proprio? Mi ci aveva. Ah, vabbè. Oh, le batterie. Non si sono trovate ancora, le munizioni. Ma allora è Ciran. T'ha fatto un attimino. Sì. Mamma mia, troppo forti anche quelli incendiari, eh. Non riescono veramente a starci vicino. Ho visto. Madò, sarà tutte queste munizioni vuote. I sì. Palle. Io piglierei la macchina, tornerei a casa e libererei l'inventario. Poi al massimo ci si torna. Si sa che voglia. Qui... Si luta giusto questo grosso che si era sconfitto qua in mezzo. Non si trova, perché. Stato... Cioè, non ho capito. Ho quante munizioni. Invece non è che ne abbia più tante, credo. Con che posa è morto? Poi bevuto. Più che altro mi sembra che abbia iniziato a camminare più piano l'omino. Sì, ci sta. Butta quella singola pietra che abbiamo, ti prego. Mi dà fastidio lì. Oh, ho visto il sacchettino, dai. Oh, 9 mm, tra l'altro. Poi gli diamo... Mamma mia. Soppressore, sarà di tutto. Musichina proprio rassegnata. Sì. Dove l'hai visto il sacchetto? È là davanti. Ma sono contento quando li posso salutare. Questo è anche un vigile del fuoco. Diamo un po'. Che persone. Ecco. Però, onesta, tocca prenderle. Devo andare a prendere la mia camicia militare dall'armadio. Torno subito. Non si può non portare via questa. Vabbè, questi lasciamo in vita. Lasciamo di riprodurre. Vai, prendiamo la macchina. Il nostro inventario. Quante frecce rimane? Finite? Eh sì. Proviamo le frecce di ferro. Sì. Oh, quante bottiglie sto bevendo. Ti stai stancando. Eh sì. Ma siamo diventati degli dei in questo mondo in pochissimo. Praticamente sì. In 2 ore siamo diventati invincibili. Ok, quindi map... Ah, vabbè, andiamo a casa. Va dritti, sì, cioè sì. Andiamo a casa. Tanto non mi sembra che sta macchina abbia difficoltà ad andare dritta. No. Forse ce ne sono tante perché le spacchi, ti diverti a spaccarle. Prendi quella rampa, ti prego. Quale? Questa qui. Ah, tanto quasi cade ora. E invece, sarà di fine. Bella. Perfetto.
Parcheggio perfetto, letteralmente. Ora non lo puoi fare perché sei stanco. Produzione di energia che poi ti inietti nelle vene. Cioè, livello 1, non lo so se c'è bisogno di altri livelli. Oh, cazzo, perché scappano gli animali? Hanno paura di noi. Aumenta la popolazione del campo a 3, ma dobbiamo per davvero? Andiamo a dormire, va. Però... Prendi la cazzotti. No, dai! Non oltrepassa. A parte niente. Chiamogli... Aia, la camicia. Vediamo piccone. Vediamo se poi per noi si può rifare. Sì, beh, vediamo se fa qualcosa quest'uomo. Ma a parte questo si può dai, rivendere. Dagli anche le scarpe gialle. Ah, le rivendi. Adesso c'è la blu. E vabbè, tanto. Era solo per togliercele dall'inventario. Vai, conoscente, attenzione. Queste se vendono. Era solo per togliercele dall'inventario. Vai. Vabbè, tocca tornare lì dagli stronzi del campo. Eh sì. Voglio bere e mangiare. C'avete qualcuno di utile stavolta? E via. Lasciamo qualcosa o si vende tutto quello che ci sa? Si vende tutto quello che ci sa. Bravo. E che volevo prendere? Volevo prendere un kit. Tanto, devo provare a riparare. Tanto a cosa ti serve avere la roba nel coso? Non si può... Dà fastidio che non ne posso prendere uno solo. Sì, è terribile questa cosa. Non puoi dividere. A sto punto mi... Vabbè, chiami inglese ormai quelli che ce li lasciamoci. Comunque, se vendiamo tutto quello che c'è, tanto non serve niente in questo gioco. Si compra una filata di munizioni. Ma sono di quale macchina? Si prende quella bella o quella gialla? Quella gialla, dai. Se no è gelosa dopo. Infatti. Questa è quella da guerra. Questa è quella per tutti i giorni. Ci andiamo a fare la spesa, appunto. Di persone, di munizioni. Non basta uno, eh? Grazie al cazzo. È un carro armato questa macchina. Però non l'ha riparata la seconda volta. Necessario riparare o l'ho finiti? Ah no, che okay, non mi sa che uno ti è rimosso prima. Questa si, mai si riparerà quando dopo. Si dovrà. Cioè questa sarebbe esplosa ad averci fatto la cosa sì. Che hai fatto con quell'altra. Andiamo direttamente qui, sono loro? Sì. Sì, no, ma dovrebbe esserci la missione. Ah, posto. Lo dice. Sì, vedi. L'unico punto dove reclutare la gente. Io pensavo tu la salvassi. Anch'io. Sto poi che sentiamo la tizia urlare. Ora non l'ho più sentita, eh. Ma è vero. Si prende quello che beve? Tanto non beve anche quell'altro, quindi. La nostra utilitaria. Io ci entrerei dentro. No! Ho visto a prendere un albero in mezzo alla pianura. Vediamo, dice no gun, ma no auto. Salva. Ah, sì, voglio investire. Voglio investire anch'io. Lì c'è le gomme, però. Questo di qua. Ora, appena sono riuscito a entrare, ora ne ammazzo uno. No. Oddio, si è rotta tantissimo sì. Poi. Che muri. Dai, dai, vieni, Gonzales. Ah, abbiamo finito. Vedi, infatti c'era la cosa. Incredibile. Bene, ottimo. Tra l'altro questa schermata finale neanche è stata tradotta. Sì. Grazie per aver giocato, Tora. Per favore facci sapere cosa ti piace e non piace riguardo al gioco sul nostro canale Discord. Se ti piace il gioco, aggiungi il gioco alla tua wishlist. Ci sono ancora tante cose che vogliamo aggiungere al gioco che saranno aggiunte in aggiornamenti regolari. Io direi... Puoi ancora giocare il gioco e esplorare il mondo. Io direi come gioco ci sta. Cioè, la grafica è bellina, perché mi piace a me. No, è bellina. C'è tantissime cose. C'è... essendo un mondo però tipo super piatto praticamente, però comunque c'è tante, sì. C'è tante località. L'unica cosa che è forse troppo vivo di oggetti, cioè c'è troppi oggetti. Sì, esattamente, sparsi. È parecchio.
I nemici sono un po' facili, quello sì. È sbilanciato nei confronti del giocatore, cioè sì. È troppo facile per il giocatore. Basterebbe poco, tipo mettere qualche zombie che tipo ti lancia qualcosa e ti ferisce da lontano. Perché... sì, qualcuno magari si muove più veloce. Danni più, cioè... parte danni che... minori, danni nel minori, senso, sì. Con l'accetta iniziale li sciotti comunque, sì. Anche senza potenziamenti, senza niente, quindi normali in quattro colpi li fai fuori. Esatto, troppo, poi troppo. Se rendi comunque il gioco con meno oggetti... anche la pistola magari l'avrei trovato solo 10 colpi, l'avrei usati non così sì, esatto. E anche il costo della pistola era ridicolo, sì. Perché 240 soldi li abbiamo fatti. È troppo facile fare soldi con le foglie. Però comunque è una demo, quindi sì, ci sta, sì. Che sia fatto apposta per invogliare, esatto. Anche gente più casual a giocarlo. Ah, perché comunque si fa giocare volentieri, quello sì. Sì, quindi andate a mettere Taora nella vostra wishlist. E boh, probabilmente quando uscirà dall'accesso anticipato, o quando sarà effettivamente l'accesso anticipato invece che la demo, si potrebbe anche riportare. Però per ora. Sì, dai, approvato. Sì, sì. Approvato. Non pensavo. Approvato. Vai. Quindi, se il video è piaciuto, mettete like, commentate, iscrivetevi. Andate a vedere gli altri giochi horror. Che anche questo non è riuscito a essere abbastanza. Vabbè, no, questo horror, non doveva essere un horror. Non doveva essere un horror, però lascia gli zombie. Quindi. All'inizio era partito bene, avevamo detto, no, guarda, è l'ansia. Quindi la notte zombie, buia, sì. Notte buia. Poi ti sei reso conto di essere invincibile. Sì. E poi andate a vedere tutti gli altri video del canale: Yu-Gi-Oh!, spacchettamenti, Pokémon. Che Shinan Zonin King Nick ora stanno prendendo la serie del TCG. Del 1998 del Game Boy Color. È bellissima quella serie, devo dire. E anche tutti gli altri video che trovate. Perfetto. Quindi noi ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao, ciao gente.